Fabio mi ha appunto dato il compito, diciamo, di introdurre, ma moderare soprattutto, quindi sarò molto breve e sono contenta che siamo qui tutti riuniti, anche i colleghi dell'istituto e con l'autore del libro. Appunto, abbiamo tutti quanti letto il libro, per cui mi sembra che la prima cosa che viene in mente a chiunque quando legge il libro Diritto internazionale, Appunti critici di Fabio Marcelli, è che lui ha sempre avuto il coraggio di dire quello che spesso, almeno una volta nella vita, abbiamo pensato, che però i nostri profondi condizionamenti socioculturali, ma anche economici, salariali, progressioni di carriera, magari ci hanno impedito di proferire a voce, e quindi figuriamoci poi mettere per iscritto. Quindi diciamo che la cosa più evidente di tutte è che tutti partiamo da un punto di vista, quindi anche il ricercatore, anche lo studioso, non esiste parte dal suo punto di vista e non esiste una ricerca scientifica che possa prescindere dall'assunto teorico, sociale, ma anche psicologico, anche emotivo, no, di chi studia, di chi fa la ricerca. Quindi i famosi bias di partenza, i pregiudizi ancestrali ai quali siamo legati, che sono poi connessi anche al nostro status, proprio per esempio al sesso, all'età, al colore della pelle, alla propria salute, hanno poi un effetto anche su quello che si scrive, quello che si studia, come lo si fa. Quindi l'ambizione o la pretesa di fare ricerca in vista di una verità generale è ormai anche superata anche per le stesse scienze esatte. E quindi ci tenevo a fare una citazione di un passaggio di un sociologo francese, Merleau-Ponty, che nel 1951, che viene richiamato però in un interessante libro, Prigogine-Spengers, La Nuova Alleanza, che è il premio Nobel per la chimica, e Prigogine, e che appunto scrive un libro poi sul significato delle scienze esatte oggi. E quindi vi leggo questo pezzo che mi sembrava interessante. Fino a che tengo davanti a me l'ideale di uno spettatore assoluto, l'ideale di una conoscenza senza punti di vista, io non posso vedere nella mia situazione che una sola fonte di errore. Ma se io ho riconosciuto una volta che tramite essa sono messo in contatto con ogni azione, ogni conoscenza che possa avere un senso per me, e che essa contiene sempre di più tutto ciò che può essere per me, allora il mio contatto con il sociale, nella finitezza della mia situazione, mi si rivela come il punto originario di ogni verità, ivi compresa quella della scienza. E siccome abbiamo un'idea della verità, non mi resta altro che definire una verità nella situazione. Questo appunto Prigogine e Spengers poi aggiungono che in questo modo, secondo quanto detto anche dal sociologo, la scienza può pretendere di essere scienza umana, scienza fatta dall'uomo in un mondo umano. E quindi questo pezzo in particolare mi ha ricordato poi qual è la parte preponderante anche della discussione all'interno del libro di Fabio Marcelli, e cioè la sua dichiarata e coerente militanza e la rivendicazione, che a tratti è un po' anche aggressiva, diciamo, di legittimità e di assoluta necessità della militanza politica per poter trasformare il diritto internazionale, o comunque per poterlo salvare. Quindi il punto è però che non tutti hanno la stessa capacità, la stessa fermezza di giudizio, di valutazione, e quindi non è da tutti fare anche politica in modo esplicito. Anche se questo modo di fare è un modo più riconoscibile, quindi per certi versi più affidabile, nel senso, rispetto a chi magari per incapacità o per timore o per rispetto di regole preordinate, scritte o non scritte, non esplicita la propria funzione e la propria impostazione politica, sociale ed emotiva, che inevitabilmente sospende il proprio percorso di ricerca e di studio. Quindi anticipo poi qui una cosa che mi è molto cara e che sembra appunto
di poco interesse può sembrare, che ringrazio Fabio per questo spazio, per aver scritto questo libro e per anche questa presentazione, per poter dire che il tema di cosa viene prima nel lavoro di uno studioso e di un professore, di un ricercatore, di un intellettuale, penso sia interessante. Cioè viene prima lo studio, la ricerca, o prima l'essere umano che conduce questa ricerca nell'interesse generale? Quindi le relazioni umane, con tutto ciò che ne discende in termini di rispetto verso gli altri, di empatia nei confronti dell'umanità, che ruolo hanno e a che posto sono collocabili all'interno di una gerarchia di criteri in base ai quali lavorare, giudicare, scusate, valutare il lavoro di uno studioso. Quindi queste domande rimangono aperte e forse spero che anche altri e i colleghi che commenteranno il libro magari ci diranno cosa ne pensano, molti sono i temi importanti che sono sollevati da questo libro, a partire dall'esistenza stessa del diritto internazionale, ad esempio, che per noi giuristi, tra virgolette, attivi nel maggiore ente di ricerca scientifico italiano, dove però, come sappiamo benissimo, si fa fatica a convincere i colleghi delle scienze dure che anche le scienze sociali, anche le scienze giuridiche sono scienze, e anche un giurista può avere una produzione scientifica, quindi ovviamente questo tema è molto spinoso. Fabio si occupa nel libro anche di sottolineare l'importanza della multidisciplinarietà, ma anche qui sappiamo benissimo, perché lo viviamo sulla nostra pelle, quanto sia difficile, le intrinseche difficoltà di realizzare concretamente l'interdisciplinarietà, e soprattutto quando le discipline non sono percepite su una base di parità tra di loro. Altri aspetti interessantissimi, sui quali magari posso anche non essere completamente d'accordo, sono per esempio le aporie Fabio mette in evidenza le due grandi aporie del diritto internazionale relativi alla soggettività del diritto internazionale, quindi l'esclusione dell'umanità come priva di soggettività, ma qui ad esempio c'è un passaggio relativo al ruolo dei privati che magari poi l'autore ci potrà chiarire, diciamo, perché mi sembra che ci sia una posizione ideologica molto forte, ma anche molto rischiosa. Rispetto alla comprensione della situazione generale attuale della realtà. E l'altra grande aporia è il sistema consensualistico che risulta inadeguato, e quindi è anche questa una di quelle cose che vorrei poi chiedere a Fabio di precisare in che termini lui intendeva questa aporia. L'ultimo passaggio è una domanda che vorrei porre agli altri colleghi, o che comunque mi pongo, e cioè: è giusto, è lecito utilizzare le proprie posizioni politiche, soprattutto quelle ideologiche, basate come base del proprio lavoro di ricerca, e poi rivendicare anche la scientificità? Io penso che in ogni caso il grande merito di questo libro è anche della storia stessa di Fabio nel corso della sua carriera di giurista impegnato, è quello di farci uscire allo scoperto rispetto agli obiettivi e alle modalità con cui conduciamo il nostro lavoro di ricerca. Quindi è un punto importante rispetto alla necessità di prendere posizione. Grazie, passerei a questo punto. Collega Michela Recalde. Grazie per la collega, ma diciamo io appartengo all'altra vita di Fabio Marcelli, quella della militanza e quella dei giuristi di impegnati politicamente, dei giuristi di lotta che fanno della propria vita e del proprio impegno un esempio anche per i propri allievi. E quindi io diciamo ho seguito la formazione di questo libro, prima soltanto nel pensiero e poi proprio durante tutta la gestazione e il parto
tutta la gestazione del parto è per me è stato un lavoro incredibile, perché per quello che è il mio approccio al diritto internazionale, io sono un'avvocata, mi occupo di tribunali, giurisdizione ordinaria e cose del genere. Quindi il mio approccio al diritto internazionale è completamente diverso da quello del ricercatore. Cerca più, diciamo, è un approccio che cerca di calarlo sempre e comunque nella realtà della giurisdizione, nella realtà dei soggetti anche del processo. Io ho avuto grande difficoltà a entrare nell'ordine di idee di che cos'è e dell'esistenza stessa della sistematica intera del diritto internazionale. E se sono riuscita a entrare in una certa prospettiva, con uno certo sguardo, solo grazie a lui. Però continuo a immaginare questa cosa di scrivere un manuale sul diritto internazionale come una cosa, diciamo, come fotografare un animale in movimento, perché ci vuole grande abilità, perché se no la fotografia risulta mossa e sarebbe molto più facile rappresentarlo, aspettare che si sieda, fargli la fotografia, l'animale è sempre quello, no? Però soltanto una riesce a dare, ad esaltarne la potenza del divenire. Dell'immagine. Fabio, proprio questo è riuscito a fare con questo libro, cioè cogliere il falco in picchiata, diciamo così, riesce a restituire al lettore tutta l'urgenza e la rilevanza per le conseguenze che sviluppano ad ogni livello della nostra vita quotidiana, tutte quelle questioni che rientrano appunto nell'ambito sistematico della materia, la quale diciamo, è forse la più borderline, no? Della scienza giuridica, strettamente a cavallo tra politica e norma, tra politica e legge, e comunque completamente sempre immersa nel fluido, no? Divenire della storia. E quello che mi ha insegnato anche Fabio è che il diritto internazionale è un luogo pericolosissimo. Diciamo, io lo vedo un po' come il vulcano, no? Della storia, una gigantesca bolla magmatica sempre in movimento sotto un sottilissimo strato di roccia che non si riesce mai a solidificare, a solidificarsi del tutto fino in fondo. E ogni tanto una nuova bocca si apre, la lava cola, è un guaio, ma è peggio se la lama non riesce a colare perché sottoposta a eccessiva pressione poi esplode. E prima o poi la montagna si cristallizzerà e ci saranno delle strade che verranno comodamente percorse da tutte, ma oggi non è così. Oggi siamo ancora, secondo me, in una situazione di frontiera selvaggia. Siamo ancora in una terra di frontiera selvaggia. E adesso che siamo così in vista di grandi sommovimenti, i colpi e i sentieri vanno aperti a colpi di interpretazioni, di alleanze, di concessioni. E quindi questo libro, questo riesce, cioè io questo sono riuscita a cogliere, riesce a rappresentare questo processo in divenire, tutti i suoi nodi, tutte le contraddizioni, ma non solo quello, le infinite potenzialità delle scelte, che è questo il merito fondamentale di questo libro, però senza perdersi mai nei miraggi puri, meri dell'utopia, è un racconto preciso dell'esistente, del quale però riesce a far ben emergere la dinamica di flusso, di processo. L'oggetto che viene raccontato e rappresentato non è mai statico, non è un vuoto elenco di enti, istituti, trattati, ma una figura tridimensionale in equilibrio dinamico, cioè nel senso è stata colta in quella posizione, non perché è ferma, ma perché una moltitudine di forze che arrivano da tutte le parti lo costringe in quel momento, in quella precisa posizione. È una guida chiara. Che secondo me è utile sicuramente allo studente, allo studioso. C'è un corpo di oltre 1.000 note, quindi volendo approfondire il dibattito, cioè ci sono spunti infiniti, ma anche chi da semplice appassionato vuole magari orientarsi un po' meglio nel mondo in cui ci troviamo immersi oggi, attrezza un
sentiero comodo per la lettura, ti accompagna attraverso tutti i capitoli, ti accompagna per mano e poi ti porta lì nell'ultimo capitolo e ti lascia che tu sia investito dalla straziante attualità dei temi che vengono posti alla fine, perché non c'è un punto. Il libro finisce, diremmo, se fosse un film con un finale aperto, con una serie di questioni aperte, di punti interrogativi. Si affrontano lì, accennate ovviamente, ma tutte le questioni aperte di questa nostra umanità, pace, autodeterminazione, diritti fondamentali e beni comuni, ma anche i mali comuni, perché non sono soltanto, ci sono tanti problemi che possiamo affrontare soltanto come collettività umana, dovremmo attrezzarci a fare questo. Ed in questo è uno sguardo militante nel vero senso della parola. Come ho detto prima, a differenza di voi, io l'ho conosciuto sul campo. L'ho conosciuto sul campo mentre lottava come lotta per l'affermazione dei diritti umani e Qui del lotto, principio di autodeterminazione dei popoli. Però quando lotti insieme ai palestinesi, ai curdi, ai saraui per il diritto di autodeterminazione contro le sanzioni illegittimi e criminali contro Cuba, Venezuela e Nicaragua, contro i crimini dell'umanità di Erdogan e di Israele, insieme ai prigionieri politici ovunque serva. È stato osservatore nei processi più politici del mondo, a partire da quelli contro i sette eroi cubani, a finire a cinque eroi cubani, fino ai nostri giorni, in cui a cadenze regolari andiamo in Turchia per seguire il processo contro i rivoluzionari turchi e poi gli avvocati progressisti turchi perseguitati dal regime di Erdogan. E tutte queste battaglie le combatte a colpi di diritto in ogni sede, mai risparmiando alcuna delle sue energie o delle proprie relazioni, mai. Mai, mai, anzi spesso contro i propri interessi personali. Ed è questo che emerge da questo libro, la ricerca della conoscenza come mezzo, non come fine, uno strumento indispensabile per la costruzione del mondo che verrà. Ed è pensando a questo che sembra essere immaginato e strutturato questo libro, proprio come un mezzo che perché tanto più a fondo riusciremo a comprendere i meccanismi di potere che condizionano le nostre esistenze, e tanto più incisiva potrà essere la nostra azione di giuristi militanti, essere agenti della trasformazione, non solo meri osservatori. Ed è lui che sempre mi ha insegnato che cosa significa appunto essere una giurista militante, la distinzione tra giustizia e legge, perché poi la domanda è quale giustizia? Bisogna in effetti schierarsi ed essere parte, e dalla parte dell'effettività del principio di uguaglianza e di autodeterminazione per gli individui e per i popoli, la libertà tra uguali e la fine dello sfruttamento coloniale. E in questa battaglia, in come lui si pone ogni giorno rispetto a questa cosa, io rivedo sempre il senso di quello che durante la Costituente disse Palmiro Togliatti in aspra polemica contro i giuristi liberali, no? Che in pratica durante la Costituzione si lamentava Togliatti, dice: nel nostro lavoro non ci hanno dato grande aiuto certi giuristi, soprattutto quelli che hanno accolto negli ultimi 20 o 30 anni, dottrine diverse che riconoscono e collocano la sovranità non nel popolo, ma soltanto nello Stato, e danno quindi ai diritti individuali soltanto un carattere riflesso. La scienza giuridica degli ultimi 20 anni è stata permeata da queste nuove dottrine, e questo spiega perché, quando abbiamo dovuto scrivere una Costituzione democratica e abbiamo chiesto l'ausilio dei giuristi, essi non sono stati in grado di darci un aiuto efficace. E sappiamo bene che nella Costituente c'erano fior fiori di giuristi, ma Togliatti ha in mente
un tipo di giurista particolare che per lui era rappresentato da Vittorio Emanuele Orlando, ossia tutti quei giuristi che hanno attraversato il fascismo riuscendo addirittura a legittimarlo, integrandolo nelle loro riflessioni sullo stato di diritto. Ed è sempre qui che ritorna la differenza tra legge e giustizia. Tanti altri colleghi durante il fascismo. Fascismo pagarono con la vita le norme abiette del regime. Oggi naturalmente i tempi sono diversi, ma non sono migliori. Forse per noi personalmente in quest'aula oggi va meglio di 100 anni fa, ma per gran parte del mondo non è così. E anche noi ci avviamo verso tempi molto difficili, in cui le relazioni internazionali si riorganizzano intorno a una ristrutturazione economica epocale in pieno corso. Nuovi attori statali e privati, nuove sfide, un futuro tutto ancora da scrivere. Perché per fortuna non esistiamo solo noi. Qui concludo con l'ultimo merito che io ho ritrovato nella lettura di questo manuale, uscire dalla dimensione della prospettiva eurocentrica delle relazioni internazionali e dare conto del fatto che la comunità internazionale è un luogo decisamente più ampio di quello che di solito siamo abituati ad immaginare ascoltando la nostra informazione mainstream, è decisamente molto più complesso. Se da una parte vogliono farci credere che fuori esista un solo mondo possibile, libri come questo, invece per fortuna ci ricordano che non è così. Grazie. Quindi a questo punto passerei la parola a Vito De Lucia, perché stiamo andando in ordine. Eccomi, è difficile adesso, diciamo, questa vincente, quindi sarà sicuramente una flessione del pathos, della drammatica, in senso lato, la presentazione del libro di Fabio, che anche io ho avuto modo di vedere nel suo sviluppo, nella sua articolazione attraverso perlomeno settimanali aggiornamenti e da quello che a titolo insomma si è manifestato appunti critici verso la fine del procedimento, del processo di scrittura, però diciamo l'intenzione era sempre quella, però alla fine questi appunti si sono articolati in maniera abbastanza estesa e quindi danno modo insomma di verificare una serie di temi centrali del diritto internazionale e l'approccio che, come già stato rilevato, l'approccio che è un approccio militante, se per usare questo insomma termine che è stato già da tempo perlomeno nella rappresentazione della militanza giuridica e non solo politica italiana, diciamo così, traghettato ormai da tempo, ma rimane in un certo senso di margine. Io ho un approccio più accademico e meno diciamo, di vita vissuta nei tribunali rispetto ai temi e anche alle questioni che solleverò, pur considerandomi anch'io un diciamo così, un giurista, se non militante, radicalmente critico rispetto anche diciamo, alle idee strutturali, strutturanti del diritto internazionale così come lo conosciamo. E quindi questa è stata un'opportunità ottima per poter relazionarmi al pensiero di Fabio e utilizzare questa opportunità per delineare anche alcuni temi che sono, diciamo, molto vicini al mio cuore di scientifico. E poi forse cercherò, se non lo faccio, ricordami, insomma, di tornare alla domanda che tu sollevavi tra l'aspetto così dell'individuo, della mia persona, invece quello dell'approccio scientifico, un termine che a me non piace tanto utilizzarlo in relazione alle attività umanistiche che io ritengo siano il
il cappello, il quadro in cui il giurista si muove, però che comunque rimane una problematica centrale quando soprattutto si relaziona con la comunità, diciamo, di scientifica giuridica. Questa piccola premessa e un'altra importante premessa, secondo me, che è già stato, diciamo, menzionato in entrambe le interventi, è quello che questo libro si inserisce in un contesto, un momento storico e internazionale, perché tutta una serie di regole fondanti sono sotto assedio, nel bene o nel male, nel senso che ci può essere un'opportunità anche in una certa instabilità che si manifesta, ma è sicuramente un momento problematico anche e soprattutto forse per l'idea stessa che è centrale e valoriale di tutta la nazione, che si è tornata ad avere una guerra sul territorio. E questo di per sé pone una serie di problemi, e alcuni dei quali cercherò di sollevare in maniera esplicita, perché non avrò modo. Questo si inserisce anche nella trasformazione degli equilibri globali politici, che si riflettono sia in termini di effetti potenziali sull'architettura internazionale di per sé, ma anche su alcuni equilibri particolari regionali che hanno sorretto in molti aspetti. Diciamo così, l'esplosione valoriale in senso comunitario del diritto internazionale, ad esempio, in relazione a problematiche ambientali, e qui penso in particolare alla regione artica. E quindi, insomma, questo libro si inserisce e mette la miccia, in un certo senso, per far esplodere dei falò su temi fondanti del diritto, temi che Fabio poi enuclea nella parte finale del libro. Non solo come lista di temi, ma soprattutto in relazione anche al fatto dei mali comuni, come una certa di provocazione alla pratica del giudizio internazionale, che è fondamentale. Questa è una delle cose su cui tornerò, secondo me, nell'economia del libro di Fabio. E sollevando tutta una serie di temi, Fabio si trova a confrontarsi o in maniera mirata, oppure per la spontaneità dell'emersione, con tutta una serie di tensioni che attraversano il diritto internazionale, alcune che appunto lui identifica esplicitamente e cerca di attraversare, altre invece che, diciamo, che si propongono loro stesse di fronte al tentativo che Fabio, ma giuristi internazionali, in particolare giuristi migranti, si trovano a dover cercare di navigarle, nella misura in cui c'è, diciamo, una tensione, la madre di tutte le tensioni che io identifico in questo libro, una tensione centrale che è legata all'idea di come poter utilizzare il diritto internazionale in senso, diciamo così, progressista, per supportare i valori, e quindi come trasformare la militanza all'interno di un contesto che, dato, è in un certo senso, diciamo così, nemico della militanza, di alcune questioni strutturali che sono, frutto dell'evoluzione storica e delle articolazioni politiche che il diritto internazionale dà, in un certo senso, sfogo. Altra cosa che, diciamo così, secondo me merita essere menzionata, che pur con il titolo di appunti critici, il libro è secondo me un punto di forza, perché ci porta attraverso, appunto, sia in maniera sistematica sia in maniera tematica, attraverso tutta una serie di temi che abbracciano, diciamo, un campo di visuale enorme e che ne fanno assolutamente un, diciamo, gli danno un valore, perché propongono una prospettiva molto molto ampia, che non è specifica, specializzata, settoriale, ma da questa visione tutti insieme, sia delle questioni centrali del diritto internazionale, ma sia delle problematiche che il diritto internazionale tenta di affrontare o addirittura
in alcuni casi crea. Io ho il computer di fronte a me, quindi sembra, diciamo, da un'idea di nitidezza e di chiarezza, ma in realtà è come se ci fossero 30 o 40 pezzi di carta da cui poter ricavare le note, visto che sono stato in in viaggio per parecchi secondi, però inevitabilmente, visto la, diciamo così, virgolette, chiuse virgolette, storicità dell'evento. Quindi, diciamo, queste tensioni, ecco, questo è un tema su cui volevo insistere, perché secondo me è centrale anche per capire l'approccio e questo quasi conflitto interno rispetto a come approcciare il diritto internazionale, che emerge in alcuni almeno passi del libro, nella maniera in cui io l'ho, diciamo così, recepito. Ci sono tensioni classiche, la pace e guerra, pax norma, prassi e forma, diritto e politica. Forse il diritto della politica, come già Michela sottolineava, nel diritto internazionale il loro rapporto è molto più, diciamo così, confuso rispetto a quello che succede nelle giurisdizioni nazionali, proprio per via diciamo, della struttura fondante che manca degli elementi tipici diciamo, dello Stato e della comunità politica, e quindi ne determina una soggezione più o meno in via di riduzione all'aspetto centrale della sovranità e del consenso sovrano, cose su cui si potrebbe discutere a lungo. Però questa tensione sicuramente è evidente nelle modalità di articolazione dei negoziati internazionali, che sono la base, una materia primaria della produzione normativa, ed è basata anche su una serie di differenze che traducono in linguaggio giuridico accettabile situazioni di fatto che invece rispecchiano una ineguaglianza di base forte e ancora dominante in molte circostanze. E qua penso ad esempio al rapporto tra sovranità formale e sovranità sostanziale. La tensione della sovranità, di nuovo, è un tema centrale, e l'autodeterminazione dei popoli. È un tema che evidentemente ha trovato meno spazio della sua capacità dirompente nell'economia del pensiero del libro, che Fabio esprime nel libro, ma inoltre nell'economia dell'articolazione tra il diritto internazionale, come si, diciamo, si riferisce alla sua evoluzione storica, alla sua nascita, come rapporto tra stati sovrani europei, e invece l'autodeterminazione, che è una categoria ben più ampia e che si pone di traverso rispetto all'architettura concettuale del diritto internazionale. E questo è un tema che è stato ripercorso sia diciamo, in termini generali, il valore dell'autodeterminazione dei popoli, ma anche in relazione a situazioni specifiche che non sto qui a enumerare, ma evidentemente in cui queste problematiche diventano o diciamo, si materializzano sulla pelle, sulla corporalità, sulle vite delle persone e delle comunità. E quindi a che punto del diritto internazionale, la gestione degli equilibri che rimangono strutturati sulla questione della sovranità. E questa tensione che queste tensioni che attraversano il libro di Fabio, forse un'altra che è centrale è quella tra il doppio universalismo di cui Fabio parla e poi la parallela tensione tra l'universalismo e la comunità, la visione progressista che invece Fabio si fa, diciamo così, promotore.
Fabio dice insomma esplicitamente che in questo dualismo, questa tensione, da una parte c'è il diritto internazionale come strumento di legittimazione delle condotte statuali, e qui si va, diciamo, alla storia della rivoluzione del diritto internazionale. Secondo, la seconda visione riguarda il diritto internazionale come strumento di affermazione di contenuti alternativi. E qua la domanda è: fino a che punto si può continuare a parlare di diritto internazionale? Come si può ridire diritto che regola o gestisce o favorisce rapporti tra comunità piuttosto che stati? E questo è un, diciamo, nodo inevitabile per chi si pone come obiettivo, qui si torna al problema della militanza come prospettiva metodologica, come obiettivo quello di ripensare il diritto internazionale, specialmente in un momento di crisi come questo, in cui i meccanismi che esistono per gestire situazioni di oppressione, ma sono, diciamo così, spuntati. Insomma, c'è il meccanismo ovviamente del veto in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che impedisce, ha impedito storicamente di risolvere situazioni che pongono evidentemente in conflitto interessi, diciamo così, troppo incommensurabili. E questa tensione tra l'universalismo come tendenza umanizzante e inclusiva, sottesa da valori etici e democratici comuni, la visione delle libertà, dei diritti umani, ad articolarsi, come suggerisce Fabio, sul principio del bene comune e della realizzazione dei diritti umani come logica universale da perseguire. E invece il bagaglio storico coloniale del diritto internazionale, che è nato dall'incontro con l'altro, nel momento della scoperta, ed è stato articolato sulla base di necessità di praticamente commercio e su basi prevalentemente privatistiche. Giuridico da utilizzare, questo di nuovo è stato nuovo, abbondantemente sottolineato, intravedo una modalità di confronto con tale tensione attraverso la pratica. Quindi la militanza è la soluzione. Il diritto come pratica e non come forma, non come idee, principi, ma il diritto come momento di attività. E solo in questa dinamica, questa fotografia, io mi aggancio alla vivida immagine che tu hai utilizzato, però di una realtà che è dinamica, si può forse trovare il momento per risolvere queste tensioni. Io non so come sto a tempo, perché... Vai, vai, E in questo senso un tentativo, e io lo... Adesso cerco di portare un po' il discorso su temi di cui mi occupo in maniera più specialista, che sono il diritto ambientale e il diritto del mare. Questa aspirazione, questo tentativo di risolvere questa tensione, ha, in un certo senso, si è manifestata fino a un certo punto, quello che è chiamato il processo di pubblicizzazione del diritto internazionale, che è sicuramente non è più il diritto internazionale su base privatistica che è nato durante e successivamente alla scoperta dell'America, che si è articolata fino, diciamo così, al cambiamento radicale per varie ragioni che è occorso dopo la seconda mondiale. E la questione, se avete iniziali, è pronto. E qui ci sono una serie di temi che si inseriscono, diciamo così, si inseriscono all'interno dell'economia del volume di Marcelli, ma che diciamo, ulteriormente saggiano quella che è la possibilità
di trasformazione internazionale attraverso la pratica, la militanza giuridica, ma non solo la militanza teorica. Quindi diciamo una specie di alleanza tra la militanza nei tribunali rispetto a questioni che vivono sulla pelle delle persone e quella invece più rarefatta dell'accademia. E uno dei temi che cerca di spostare i termini della questione legata alla questione del libro, partendo chiaramente dalla soggettività sovrana dello Stato, ma è dipanata rispetto alle tendenze che sviluppano sia in relazione agli individui, sia in relazione alle corporazioni, ai popoli, insomma, c'è una sfaccettatura della soggettività. Ma c'è un ulteriore che tentativo di allargamento della soggettività che è assolutamente recente e si trova ancora in fase di così scavo intellettuale, ma è la soggettività non umana. Ed è un tema che ovviamente nasce all'interno del tema ambientale e si trova collegato però non in maniera coincidentale con tematiche legate alla militanza indigena e non per niente e si trova centrato sulla collaborazione tra l'articolazione culturale delle visioni indigene rispetto al ruolo che l'uomo ha nel mondo rispetto alla natura e il rapporto tra l'uomo e il vivente non umano. E qui questo è un problema fondamentale per il diritto in generale, ma per il moderno europeo e per il diritto internazionale in senso più lato. Ciò nonostante, questa immersione di soggettività alternativa rimane anche o è stato accolto all'interno delle istituzioni del diritto internazionale in relazione a una serie di iniziative che esistono già vari anni all'interno del insieme alle Nazioni Unite. E questo si pone come ovviamente al di là delle questioni teoriche che si possono sollevare in relazione alla opportunità di allargare la soggettività a entità non umane, questo pone, diciamo così, l'accento sull'apertura, che è anche un tema che è stato di nuovo menzionato, l'apertura scientifica che il diritto internazionale mantiene e la opportunità, e qui di nuovo si ritorna al tema centrale, che questa tensione tra l'opportunità che il diritto internazionale può garantire o può consegnare alle mani del giurista militante di trasformarlo dall'interno, e invece questo senso quasi di disperazione rispetto alla storia che il diritto internazionale ci ha consegnato. E forse il diritto internazionale non è neanche laddove si debba ricercare la colpa di questa storia di oppressioni eccetera. Forse il diritto in genere è solo una manifestazione di altre forze che lavorano e utilizzano. Ciò nonostante, questa piccola digressione, in relazione alla soggettività ecologica, se vogliamo così chiamarla, è un altro elemento che testimonia la possibilità di esplorare almeno strade con pratiche che possano cercare di trasformare il diritto internazionale dal suo interno. Un altro tema che mi fa entrare nel libro di Fabio è il tema ed è forse uno dei temi fondamentali del diritto internazionale, la pace. La pace. C-
ci penso nella considerazione che la pace è il sistema fondamentale di difesa, cioè è il, diciamo, l'obiettivo primario della difesa nazionale, perlomeno nella sua articolazione subito post bellica, che rimane oggi un tema drammaticamente attuale. Quali sono gli strumenti, quali sono le modalità attraverso cui l'Italia internazionale può affrontare la pace. Però è forse utile interrogarsi su che pace il diritto internazionale, con quale pace il diritto internazionale si relaziona, che tipo di pace, è pace solo assenza di guerra, o è pace violenza strutturale? Il diritto internazionale aiuta a in molte circostanze a riprodurre. C'è una differenza tra la pace degli stati e tra gli stati e la pace delle comunità. E come risponde a queste domande del diritto internazionale? E la pace, diciamo così, che il pensiero neoliberista che è citato innumerevoli volte nel libro, non in maniera, diciamo così, molto di apprezzamento, però la pace neoliberista è una pace di mercato, una pace che si basa sulla libertà di commercio, questa libertà di commercio che però è, e qui si pone secondo me un altro elemento di tensione da tirare fuori dal libro di Fabio, che si pone in parallelo alla promozione dell'idea di sviluppo. E quindi queste sono ancora delle differenze. Lo sviluppo di cui Fabio parla e che Fabio promuove come ideale da raggiungere è uno sviluppo plurale, è uno sviluppo di differenza, non è lo sviluppo, diciamo così, articolato all'interno del diritto economico internazionale, all'interno delle dinamiche globali, globaliste di mercato che tracimano un obiettivo di sviluppo e diventano momento anch'esso di universalizzazione dei principi fondanti di quello che il diritto internazionale ha rappresentato per lungo tempo. Mi piace citare un autore che è di margine, ma molto, secondo me, lungimirante, che è Ivan Illich, che rapporta proprio le due dimensioni della pace e dello sviluppo, la pace come assenza di guerra e lo sviluppo come strumento per la penetrazione e eliminazione di quella che lui chiama la pace dei popoli, come momento di pace differente e plurale rispetto alla pace invece unica, che è una pace tra gli stati, e quindi il che significa anche tra certi strati delle varie società che costituiscono gli stati. E quindi questa pluralità è di nuovo un altro modo, un grimaldello per attraversare queste tensioni che sono catturate da termini che trasportano significato in maniera divergente e che vengono poi, in un certo senso, utilizzati, questa è una lettura critica anche dell'apparato terminologico e concettuale del diritto internazionale, anche più senso lato, tendono a fagocitare pluralità e introdurre diciamo così, articolare una visione che diventa unica e egemonizzante. Diciamo, concludere su questo punto, continuando a citare Illich, la sua idea, che cercavo di prendere, è che la guerra tende a rendere le culture uniformi, mentre la pace è quella condizione nella quale ogni cultura
fiorisce nella sua maniera individuale e incomparabile. E in parallelo, sviluppo, secondo Wittig, è un'altra modalità per indurre alla perdita di questa pluralità. E questi temi sono rilevati da Marcelli, da Fabio. Ho scritto Marcelli. quando osserva che il modello di sviluppo che vuole propugnare presenta proprio implicazioni precise sia a livello internazionale che nazionale, richiedendo tra l'altro la presa in considerazione delle scelte attuali sia sull'ambiente che sull'equità sociale, ponendosi per tali come per altri aspetti in forte e insanabile contraddizione con il modello oggi dominante. In forte e insanabile contraddizione col modello oggi dominante. Questo, secondo me, riassume molto bene l'approccio metodologico. L'approccio metodologico anima il valore aggiunto di tutta l'opera. Poi per mia, diciamo, colpa non ho appunto detto che Vito De Lucia è professore ordinario presso l'Università di Tronto e che appunto Michela Ricale è un avvocato molto noto peraltro. E quindi ora passo la parola al professore Pasquale De Sena, che è professore presso l'Università di Palermo. Grazie mille e grazie di avermi invitato a questa occasione di riflessione e di avermi coinvolto nelle discussioni. Io sono un ringraziamento per Fabio direttamente, che in qualche modo sono state anche lo sfondo di questo lavoro. Il mio intervento è legato naturalmente alla mia posizione a proposito di punti di vista, che è quella di internazionalista italiano che si è formato negli anni, direi, fine anni 80, anni 90, e poi anche dopo, negli anni 90. E il mio tentativo sarà quello di inquadrare il genere in cui si inserisce il libro di Fabio, evidenziandone gli elementi di originalità, sia dal punto di vista del genere, per l'appunto, sia dal punto di vista, per quanto possibile, stante che il libro è molto complesso e ampio, dei suoi contenuti. Naturalmente è chiaro, perché si evidenzia, si emerge dallo stesso titolo che Fabio ha dato a questo libro, che in qualche modo esso tende a inserirsi nella tradizione manualistica, diciamo. E però rispetto alla tradizione manualistica italiana, ma non solo, direi anche rispetto alla tradizione manualistica europea, secondo me questo libro ha degli elementi di originalità, e soprattutto questi elementi di originalità si palesano in modo ancora più chiaro nel momento storico. Punti di vista come quello di Fabio Marcelli non sono comuni, è inutile che ce lo nascondiamo. A mio avviso, allora, l'elemento di originalità non sta solo e tanto, anche se direi in larga parte, nel dichiarare e assumere dei punti di vista sull'oggetto, diciamo, della trattazione e chiari, ma anche nella capacità di tessere, per così dire, diversi registri metodologici all'interno di questo discorso. Da questo punto di vista, per quanto possa sembrare strano, il tentativo di Fabio mi ha ricordato quelli che un giurista come Nino Cassese ha operato, diciamo, a partire, direi, dalla metà degli anni Ottanta con il diritto internazionale del mondo contemporaneo, e poi dopo, a prescindere naturalmente dai contenuti
dagli indirizzi di fondo. Perché? Perché a me sembra, è una testimonianza, mi pare che sia stata data proprio dalla reazione, diciamo, molto bella di Michela Ricale, che esso sia in grado di suscitare, come dire, punti di riflessione e anche entusiasmi in derive soggettive che non sono riconducibili esclusivamente alla bolla, diciamo così, nazionalisti. Esattamente come in parte, perlomeno, era, diciamo, stato fatto da Nino Cassese con i libri, in particolare quello del Mulino, che io conservo gelosamente, in parte mi sono preparato per l'esame di dottorato, ricordo tanti anni fa, ma poi anche con quello su violenza e diritto nell'era nucleare, che è praticamente introvabile se non sulle bancarelle, questa la dice anche lunga, e quello poi sui diritti umani in termini differenti. Devo dire che rispetto a anche Nino, diciamo, in qualche modo aveva un punto di vista, se volete, militante, che io condividevo solo in parte, diciamo, e che però ha incarnato lo spirito, come dire, degli internazionalisti progressisti, direi degli anni 90, ritornerò poi su questo punto, che ha anticipato e l'ha in qualche modo incarnato, e però rispetto ai registri di usati da Nino Cassese, la capacità di questo libro è ben diversa, onestamente, perché naturalmente, che se poi il tentativo sarà riuscito, non lo dico io qua, lo dirà, diciamo, quello che seguirà. Quelli di Nino sicuramente sono stati riusciti, questo non c'è dubbio, ma qui il livello è ben più complesso. Perché? Perché Fabio mette a frutto, dialogando all'interno del tessuto, dialogando, diciamo, cosa che Cassese non faceva, una serie di, come dire, punti di vista e contenuti che appartengono ad altri, diciamo, ambiti disciplinari, e li mette accuratamente, direi felicemente, a frutto nella tessitura del suo discorso. Tutto questo si trovava in parte nei libri di Cassese, e secondo me, diciamo, absit iniuria verbis, a un livello divulgativo di registro meno elevato. Ma anche, devo dire, nella letteratura militante, per me c'è questo aspetto che non mi pare sia stato sottolineato, ma che è importante. Cioè, questo è un libro la cui lettura può suscitare, come dire, delle curiosità nei confronti del diritto internazionale, di questo cosmo conoscitivo che il diritto internazionale rappresenta, anche al di là di quello che stanno dentro questa bolla, e quindi si inserisce nella, diciamo, come dire, fascia alta di divulgazione, che trova un parallelo, trova un antecedente, se vogliamo, nella figura e nell'opera di Nino Cassese, ma non vedo altro nella tradizione, diciamo, come dire, scientifica italiana. Ma direi questo lavoro di Fabio rappresenta anche una novità, ha un certo tasso di originalità, anche se si guardano agli antecedenti, per così dire, militanti, antecedenti militanti illustri, peraltro, che nella letteratura scientifica italiana rimontano a personalità come quelle di Paone, per esempio, e di Bernardini, ma anche, e dirò perché, a quella di Paolo Pigone. Allora, Paone, come del resto Bernardini, se si eccettua forse quella voce diritto internazionale nell'enciclopedia Fertinelli Fischer, che era l'abbozzo anche legato al periodo storico in cui fu prodotto, di un discorso più ampio, sono autori di grandissimo rilievo, e questo, diciamo, non lo devo dire certo a Fabio Mancelli, che in qualche modo si iscrive nella cultura giuridica, in quel segmento di cultura giuridica in cui questi autori hanno, come dire, espresso la loro attività scientifica,
Ricordo qui il libro sulla sovranità del 61, in cui per la prima volta si tentava di, diciamo, veramente per la prima volta si tentava di inglobare nel discorso sulla soggettività dello Stato e sulla sovranità anche, diciamo, lo Stato cosiddetto comunità, co come lo definirebbe un pubblicista. Ricordo anche il concetto di comunità internazionale, mutamento delle condizioni storiche, in cui si faceva un uso, secondo me, molto intelligente, acuto e importante del concetto di totalità concreta di Lukács, ti ricordo. Ma attenzione, questi lavori, così come anche quello di Bernardini, non avevano, diciamo, sono lavori sofisticati. Questo non c'è alcun dubbio, da cui in parte si può pescare anche oggi, non avevano l'ambizione e la prospettiva che invece ha questo lavoro di Fabio, cioè quella di fare un discorso generale sul diritto internazionale che sia comprensibile, ripeto, anche a chi ha questo, diciamo, microcosmo conoscitivo, si avvicina a partire da altre esperienze. E non abbia, diciamo, strumenti di lettura in qualche modo sofisticati, come invece si richiedevano per la lettura dei contributi di Paolo, di Bernardini e direi anche di Paolo Grigone, che ha avuto un ruolo, secondo me, importantissimo, soprattutto con la prima edizione del diritto internazionale dell'economia. Quella del 1981, non so se 80-82, quella pubblicata da Franco Angeli con Giorgio Sacerdoti, soprattutto per la visione generale, diciamo, oggi valida dell'ordinamento. Analogamente, mi pare, come dire, pandan con relativi e simili nella letteratura internazionale. Se ci riferiamo a due degli autori, diciamo, più citati, che in qualche modo risultano ascrivibili alla impostazione generale di Fabio. Penso a Anthony Carty nella letteratura di lingua anglosassone e a Emmanuel Turmes-Joanné in quella di lingua francese. Vediamo che anche qui ci sono dei tentativi che più si avvicinano rispetto a quelli condotti nella tradizione italiana a cui ho fatto riferimento, a quello di Fabio, ma affrontano, diciamo, ambiti in qualche modo specifici. Emmanuel Joanné si è occupata lungamente di quello che una volta si denominava diritto internazionale sullo sviluppo, ridenominandolo in qualche modo, arricchendone la denominazione. Carty ha affrontato tematiche generali, diciamo, del metadiscorso sul diritto internazionale essenzialmente dal punto di vista filosofico. Naturalmente con cose molto interessanti, ma ripeto che non sono paragonabili dal punto di vista del genere al tentativo di Fabio Marcelli, che forse ha solo, insomma, magari su questo potremmo discutere, un correlativo nei lavori della Chemillé e Gendreau, che sono molto interessanti e che in qualche modo, sia pure sotto forma di saggi di carattere monografico, hanno un'ampiezza tale da abbracciare, diciamo, un po' tutto il diritto internazionale, quindi da costituire un metadiscorso sull'ordinamento, però non così sviluppato e così ambizioso, direi. Detto questo sul piano dell'originalità, diciamo, di questo tentativo, inteso come tentativo di genere, io vorrei sottolineare qualche altro aspetto, secondo me rilevante, dei contenuti del libro come questo.
messo in evidenza, mi pare proprio da Vito, e cioè è quello relativo alla importanza della dimensione della politica internazionale e delle relazioni tra diritto e politica internazionale in questo volume. Questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo, perché in effetti non si trova nulla di questo genere. Ed è una cosa che ricorre come, diciamo, scelta di campo immediatamente e che viene poi, come dire, testimoniata negli sviluppi anche del testo. Forse la importanza di questo tipo di approccio avrebbe meritato una maggiore sottolineatura, per così dire, una maggiore evidenziazione all'interno poi dei comparti di discorso di cui il testo si compone, non perché non ci sia, ma proprio per dimostrare come coerentemente questa dimensione emerge. I spunti e i punti sui quali io mi trovo d'accordo sul discorso di Fabio sono molteplici, ma fanno un'elencazione, come dito, senso qui, diciamo, ci possiamo confrontare in altre sedi, ma non nella sede di questa presentazione. Metterei in evidenza tra le tante, perlomeno tre cose, che naturalmente riflettono il punto di vista che io esprimo in questo contesto. La prima è costituita dalla, diciamo, cosa che può risultare antipatica, no? A un lettore che venga dallo stesso tipo di ambiente. E cioè quella di dire molto onestamente, e secondo me in modo corretto, corrispondente alla realtà, che non è affatto vero che lo Stato sia scomparso. Non è affatto vero. È vero che lo Stato ha cambiato funzione. La seconda, forse ancora più importante di questa, è il caveat di carattere generale che Fabio Mancelli fa riguardo alla tendenza invalsa, devo dire, questa è inaugurata proprio da Nino Cassese, a considerare, diciamo, il novero dei soggetti del diritto internazionale come oramai ricomprendenti da qualsiasi, diciamo, da qualsiasi movimento, a qualsiasi organizzazione non governativa, agli individui e così via. E anche qui lui fa un discorso che non è facile trovare, ma che io condivido, cioè mette il punto sui pericoli di questa deriva, cioè sul fatto di considerare delle battaglie già in qualche modo compiute quando non lo sono affatto, e di considerare certe battaglie come degne di essere perseguite quando analogamente forse non lo so. Non so, diciamo, se diciamo non prendo posizione sul punto di vista espresso da Vito di Lucia sulla da Fabio. Poi un'altra cosa secondo me molto importante che mi ha colpito, perché io vengo, diciamo, dalla scrittura di un testo che è diverso, è l'articolazione del capitolo sui contenuti. Questo è veramente interessante. Per me è suggestivo e fa pensare, credo dovrebbe far pensare, cioè io, come molti in questa sala, sono portato a pensare che la pace e il diritto internazionale della pace vigente, che c'è, diciamo, il diritto limitato, ma c'è, e secondo me è vivo e vegeto. Io non sono d'accordo sul fatto che in qualche modo sia soggetto a una distruzione per effetto delle, vicende storiche cui stiamo assistendo. Il fatto, vedete, noi siamo abituati a considerarlo come quando si parla delle garanzie dell'ordinamento. Io stesso, diciamo, tendo a inquadrarla come una garanzia
dell'agenzia del planeta nel suo complesso. Non avevo mai pensato invece, questo è molto interessante, scusatemi, di mettere la pace come contenuto del diritto internazionale. Questo senz'altro, come dire, esprime un punto di vista, ma un punto di vista scientifico. Cioè, perché in effetti le norme andranno a parte vigenti, ma comunque rilevanti, sono norme che esprimono obblighi di condotta ben precisi, cioè vero, diciamo, le si possono vedere anche in questa prospettiva qui. Direi anche da un punto di vista, se volete, più formale, non solo sostanziale. E poi la coerenza con la quale a partire dalla pace si scende, per così dire, nell'articolazione dei contenuti e quindi autodeterminazione dei popoli, diritti, dove i diritti sono correttamente, secondo me, in modo interessante considerati tutti insieme, no? I diritti, diciamo, che invece nel tempo hanno avuto, come dire, ma questo emerge naturalmente dal testo, delle genealogie diverse e dei momenti di affermazione per relative garanzie diverse, vengono messi insieme. Questo corrisponde, per esempio, diciamo, a quello che in teoria generale si è detto per quanto concerne gli statuti proprio da autori americani, per quanto concerne la falsità e la, come dire, il carattere ideologizzante della distinzione tra diritti sociali e diritti civili e politici in serie di teoria generale. Penso a quel bel libro poco diffuso in Italia di Holmes e Sunstein, che è in traduzione italiana del 2001, forse leggermente prima, pubblicato in inglese, cioè penso fosse la parte di diversi. Comunque, questo è, diciamo, questi punti qua, secondo me, sono molto importanti. Naturalmente ce ne possono essere molti altri, sono quelli che mi hanno colpito. Non sono qui per fare, come dire, una recensione di libri di Fabio Marcelli o una, come dire, disamina analitica che non avrebbe tanto senso. Io penso che questo, riprendendo, diciamo, la metafora usata da Michela, che questo libro sia un organismo vivente, e cioè che sia suscettibile di essere cambiato. E che cosa mi sentirei di suggerire nella prospettiva eventuale di modifiche? Ecco, quello che mi sentirei di suggerire è fare un capitolo finale, in cui, diciamo, perché è vero che il libro, come dire, riflette l'oggetto di studio che è magmatico, ma il libro è intriso di punti di vista che in qualche modo emergono, diciamo, sempre dichiaratamente, a volte in modo, devo dire, raffinato, diciamo, sofisticato. Cioè, quindi la possibilità di aggiungere un capitolo che a sua volta potrebbe essere soggetto a varie revisioni nel corso del tempo finale, io la considererei. Naturalmente, diciamo, come dire, l'altro suggerimento veniva prima, quello, siccome questa dimensione, diciamo, della politica viene costantemente fuori, continuamente, quello di segnalarla anche esplicitamente, diciamo, senza però distinguere, diciamo, in un'ottica formalista, in questo sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Vito De Lucia, cioè che questo libro esprime, diciamo, un modo di fare diritto. Che tra l'altro il diritto, direi, come pratica sociale, mi ricordo un libro di Francesco Viola, non è un giurista impegnato, è un giurista cattolico, non è impegnato, filosofo del diritto cattolico, non è impegnato e quindi nella stessa ascrivibile alla stessa, diciamo, vaga di Fabio. E che, diciamo, in cui viene teorizzato esattamente quello che tu hai detto, ed è vero che farlo in casa. Ecco, forse fare un'accentuazione, come dire, di questo aspetto, cioè dirlo più esplicitamente, che dietro c'è questo, magari lui l'ha resa in qualche modo consapevole, questa epistemologia, ma che emerge chiaramente
chiaramente dal libro da inseguire. Io avrei anche altre cose da dire, però sinceramente penso che forse per una operazione come questa sia meglio lasciarle al dibattito. Grazie. Il commento e comunque diciamo anche l'idea che Pasquale citati, visto che il libro già pubblicato non è una cosa, quindi che magari è facile fare un'edizione aggiornata ogni anno. Penso che avrai lo puoi fare. Okay, quindi vediamo se c'è il collegamento con parlano dal posto, si sente. In realtà perché si vedono anche, perché sentire penso che si senta, perché sono, però non si vedrebbe. Presenta, io dobbiamo passare con un'ora. Mi presento. Nome e cognome Riccardo Barbissone. Sono come cognome Nonna Graglietti. Allora, ti serve pure qualche altra cosa? Certo. Differenza, fungo. Oddio, oddio. Allora, tecnicamente affiliato all'Università di Westminster a Londra. Studi. Non esiste la mia disciplina, non esiste la genealogia. Per cui non posso dichiarare genealogia nel senso fugostiano, non esiste. Per cui me la posso dichiarare. Okay. Allora, io sono qui in realtà per scusarmi, insomma, per senso di colpa, perché ho indotto questo povero uomo, questo autore, a sobbarcarsi proprio a fine d'opera una serie di onerosa di traduzione. Onerosa perché il libro è pieno, ricolmo di citazioni. E questo è l'aspetto che vorrei mettere in rilievo, perché questo libro usa le citazioni in una maniera, come dire, funzionale alla direzione di marcia che vuole imprimere al discorso. Quindi la mia osservazione è sul testo come testo. Quindi noi siamo purtroppo abituati, perlomeno hanno tentato di abituarci all'idea che le citazioni in un testo servono a sostenere o a esprimere un punto di vista o dei principi che più o meno sono già contenuti nel testo. Le citazioni sono molto di più. Potremmo dire che le citazioni sono una espressione narrativa all'interno dei testi, sono quelle che ci permettono di aggiungere altre storie oltre a quella che stiamo già raccontando. Ed è quello che fa Fabio in maniera, direi, magistrale. Io sono stato assolutamente colpito dalla scelta e dalla qualità delle citazioni di cui il libro è costellato. È quello che mi ha spinto purtroppo a far pressione perché queste citazioni fossero leggibili da parte di tutti, perché non tutti sono in grado di leggere 5, 6 lingue, non so quante sono le lingue in cui le citazioni compaiono in questo libro. Ed è così essenziale perché in realtà in questo modo si crea una costellazione di sensi, è una costellazione narrativa. E questo senso ha a che fare con la struttura, io credo, del libro, perché nel libro convivono, diciamo, non direi un'anima sistematica, ma comunque un tentativo di sistematizzare l'argomento e al tempo stesso uno sforzo di esemplificazione che ha a che fare sia con casi specifici. Quindi diciamo è una triplice struttura, se possibile, che non viene però poi condotta a un unico albero porfiriano, mettiamola così, in cui c'è un principio, da questo principio calano gli argomenti, perché è proprio questo il punto. Il libro in realtà, per riprendere le osservazioni, più che un libro di diritto internazionale è un libro di transazione o transizione
da trattazione di pratiche giuridiche transnazionali. Adesso metto la parola transnazionale che Vito non ha utilizzato perché non ne ho migliori. Stavo cercando di trovare il modo per rendere l'idea di un diritto che non abbia come soggetti solo gli stati, che è esattamente quello che Fabio sta facendo, che ha fatto. Per cui quello che sta succedendo è che è un testo che non si occupa di un singolo oggetto, ma di una molteplicità di lasciare, diciamo così, come faceva, come diceva Pasquale, sguinzagliati, non ha usato questa parola, però è proprio quello che mi è venuto in mente quando tu parlavi del pericolo che si possa semplicemente sguinzagliare questi soggetti e lasciarli razzolare liberamente. È pericolosissimo. È pericolosissimo perché ci impedisce di stabilire delle priorità, che è quello che ci interessa, perché alla fine di cosa stiamo parlando? Di come intervenire nel mondo. E per questo è necessario stabilire delle priorità. Il diritto non è un ordinamento del mondo, è una produzione di mondo. Ed è questo il diritto. Le pratiche giuridiche in senso lato, e in questo caso stiamo parlando di una pratica specifica, quella di un'iscrizione giuridica. Se vogliamo chiamarla solo giuridica, anche se Pasquale faceva riferimento al fatto che c'è ben altro, non c'è solo una sesta. Io con questo Fabio mi posso aprire, in realtà insomma l'ho fatto nel qualcosa, io non ho detto che penso che siano altri interventi. Tutto per ringraziare Riccardo, ma anche Vito e anche Alessandro che si è allontanato un momento, insomma abbiamo creato questo circolo filosofico della curatella che si riunisce tutti i giovedì alla trattoria pesce fritto e baccalà di San Lorenzo, dove mangiamo curatella ma anche altre cose tutte molto leggere, tipo il cinghiale, ma e sono ringraziati anche nel libro, nella pagina di ringraziamenti. Ringrazio anche ovviamente Michela, ovviamente Pasquale, ovviamente Enzo Gannizza. Che oltre a sopportarmi mi sopporta da oltre 30 anni e quindi penso che sia merito un applauso. E quindi no, tornando al discorso di Riccardo, è vero che uno di questi nostri incontri gastronomici del giovedì si chiacchiera di moltissime cose, tra cui anche un po' di questo libro si è parlato. Lui mi ha detto, ma tutte queste citazioni che gli avevo dato in anteprima nel testo del libro, tutte queste citazioni che fai, ma le devi tradurre, perché non è detto che ha già inglese, più o meno, francese, già un po' meno, tedesco, chi è spagnolo, chi lo parla, insomma, queste sono più o meno le lingue che vengono utilizzate per le citazioni. E allora mi ha fatto fare un lavoro supplementare, ma devo dire che questo lavoro non è stato molto pesante, grazie a Google. Mi dicono che ci sono dei traduttori, no? Michele, questo è bravissimo, che sono ancora più sofisticati di Google Translate. Però Google Translate ovviamente va rivisto per le varie cose sbagliate, eccetera, però ti fa molto lavoro Google Translate. Quindi è stata una pare che sia anche molto evoluto in questi ultimi anni, una sorpresa molto positiva questa di Google Translate, che mi ha aiutato a fare, in effetti andavano tradotte quelle citazioni, se no il lavoro rischiava di essere un po' troppo, diciamo così, con un taglio un po' troppo elitario, nel senso che parli in tedesco, insomma, traduci da solo, non è questo il discorso, appunto, per gli intenti anche divulgativi di cui parlavano prima Pasquale e altri, cioè, questa idea appunto di affacciarsi al dialogo con culture e approcci diversi. Questo è il nostro circolo della curatella, insomma, è stato abbastanza all'avanguardia di questo dialogo interdisciplinare per la presenza appunto di un filosofo come Riccardo e Alessandro. E quindi questa è la prima cosa che volevo dire, di ringraziarlo per questo sforzo che però è stato così tremendo di traduzione, di citazioni, che si serve per rendere più decisivi.
E poi alcune cose che dicevano sia Pasquale, riprendeva adesso anche Riccardo, ma le diceva anche Gemma inizialmente in modo un po', diciamo così, perplesso, no? E io in realtà non ammetto nessuna soggettività del dibattito internazionale. Anzi, sono molto in questo fedele a un'impostazione tradizionale sulla soggettività internazionale, per cui anche il discorso. Però c'è un discorso che, per esempio, Aranjuez Ruiz, che pure tutto può essere accusato, tranne di avere un approccio, diciamo, troppo facilone in quanto di soggettività, dice esplicitamente, ma lo dicono anche altri, ad esempio, tutti quanti a un certo punto fanno un discorso su doppio livello, cioè il diritto internazionale che è questo, cioè è un diritto fra stati fondamentalmente e qualche altro soggetto. E c'è il diritto dell'umanità, che è qualcosa che attualmente non esiste, ma che in qualche modo è in gestazione. Questo lo diceva Quadri almeno 60-70 anni fa, quindi sì, più 60 che 70, ma insomma parecchio tempo fa lo diceva Quadri, diceva specialmente nel suo manuale famoso, quello con la copertina rossa dei Liguri, Napoli, 68. 1968, Guarda un po'. una data fatidica. Lo diceva chiaramente, no? Che c'è questo duplice livello di dell'umanità che è in gestazione, quindi se è in gestazione 50-60 anni fa, ovviamente lo è ancora adesso, ma sempre in gestazione. Quindi il discorso dei privati lo facevo per rispondere a Gemma, per additare una situazione, diciamo così, una aporia pericolosa, perché i privati non sono soggetti del diritto internazionale, sono però quelli che hanno i soldi, la finanza ha i soldi, le società, le grandi società adesso che stanno sulla comunicazione, i famosi top 5, top 4, Facebook, Google, YouTube, questa si fondono ogni giorno, si sviluppa. Comunque queste grandi società e anche altro, ovviamente, hanno una potenza di fuoco in senso finanziario, ma non solo, perché poi quel fenomeno dei mercenari, eccetera, comincia ad avere una potenza di fuoco anche sul piano proprio del bellico, eccetera, molto superiore a tanti stati. Quindi questo è un discorso, se i rapporti di forza sono questi, il peso dei soggetti è questo non si riflette, perché la soggettività internazionale prevede che sia un soggetto San Marino, no? Siamo stati a trovare l'ambasciatore cinese l'altro ieri, stiamo organizzando un'iniziativa per il 31 marzo, per fare quello che mi farebbe piacere che ci partecipasse tutti qui al CNR, all'aula, non sappiamo ancora se all'aula Marconi all'Aula Convegni, un problema di disponibilità di sale legate ai lavori di ristrutturazione che stanno facendo ormai da tanto tempo. E ci dicevano, insomma, no, dobbiamo andare a San Marino, abbiamo già presentato le credenziali a Mattarella, è stato molto bello, sono stati molto contenti, dobbiamo andare a San Marino domani, dobbiamo ancora presentare le credenziali pure a San Marino. Quindi San Marino è un soggetto alla pari con, vabbè, Stati Uniti, la Cina, anche soggetti enormi, statuali, e non alla pari con soggetti economici che invece hanno una potenza, una ricchezza materiale molto superiore, non solo a quella di San Marino, ovviamente, ma a quella di tantissimi stati medi e piccoli del pianeta, e anche alcuni medio grandi del pianeta. Quindi questa è l'aporia che sottolineavo, lo sottolineavo come problema, non perché io voglio dare la sensibilità internazionale a Facebook o a Soros, o a, che ne so, a qualche altra grande multinazionale, perché è un problema il fatto che questi, pur avendo questa potenza, poi in teoria lo schema del diritto internazionale se ne occupino gli stati di regolamentare quello che fanno i privati, ma gli stati poi lo fanno questo, se i privati si possono comprare tutto il governo, che ne so, di Capo Verde, per dirne una, dove un po' di mesi fa è E qui stato tu sottolinei, sequestrato. secondo me, congruamente il fatto che Arancio si serve, staccando completamente il concetto di Stato da quello del diritto interno, si serve il concetto di Potenza. potenza.
Certo, no, quello infatti è un approccio che è interessante. Interessante. Tu dici che è suscettibile di sviluppi anche in quel senso. Beh, no? Può essere una cosa da problematizzare. Sì. Può essere una cosa da problematizzare, però certo, arrivare a dire che sono potenze pure Facebook o la Fiat, o, no, la Fiat c'è da più, vediamo la Fitlar, la FCA, eccetera, mi sembra un po' azzardato. Però diciamo che da un punto di vista... È necessario arrivare ad una definizione in qualche modo di questa situazione, visto che dal punto di vista formale può non essere considerato il privato un soggetto del diritto internazionale, ma poi dal punto di vista sostanziale i privati non sono soltanto le grandi società, diciamo, ma sono anche le organizzazioni non governative, sono diciamo, molte parti dell'espressione della società, quindi il punto è che di fatto diciamo, possono anche collaborare e possono avere un ruolo significativo nella produzione di norme, peraltro. Ad esempio, il fatto che nell'ultima negoziazione internazionale sull'accordo sulla biodiversità delle aree oltre la giurisdizione nazionale, nelle prime sessioni del negoziato erano presenti e sono state presenti tutto il tempo le organizzazioni non governative, non solo, ma anche i privati, i portatori di interessi per la pesca, per altre attività economiche, e hanno avuto un ruolo a mio avviso molto molto decisivo sulla diciamo le delegazioni statali che erano presenti e che hanno partecipato poi qui a definire diciamo, un soggetto del no ma una distinzione in senso formale e non formale forse comunque tutta questione è veramente aperta la discussione dal problema a portare questa esperienza che avete fatto dito a New York, no, questa discussione del nuovo trattato internazionale sulla biodiversità marina, oceanica, non so come esattamente la definizione. Sono questioni, ovviamente sono questioni aperte queste qua, che bisogna porsi. Il problema della soggettività dei privati intesi come imprese, che io pongo nel libro, è il fatto che mentre gli stati in teoria quantomeno sono dei luoghi di partecipazione democratica o possono essere dei luoghi di partecipazione democratica, le imprese è molto più difficile che lo siano, anche perché le imprese non hanno come finalità la realizzazione degli interessi dei loro cittadini, che non hanno cittadini, ma semmai la realizzazione dei profitti dei loro azionisti. Tieni presente che però, naturalmente, non c'è anche il versante responsabilità, che ora non c'è, e che nella eventualità, diciamo, che questi mostri assumessero un'autonoma soggettività, ci sarebbe. No, ma su questo come istituto, grazie a Gemma, ma siamo alla guardia, quella responsabilità delle imprese. No, nel senso che poi sono anche destinatari comunque di norme che se non siano appunto vincolanti, ma... diciamo, quindi sia nella fase della produzione normativa che nella fase della... diciamo, in quanto destinatari, i privati hanno un peso significativo, quindi non possiamo liquidarli. Ma come tu mi criticavi che andava a parlare? No, perché era ideologica, perché era una posizione ideologica. No, secondo me però, scusami, io su questo sono d'accordo con Fabio, cioè bisogna stare molto attenti, perché una cosa, diciamo, è la posizione dei privati, come dirti, come fai a dire che le associazioni di lavoratori del settore, per esempio, della pesca o altre ONG sono sullo stesso piano degli stati, mentre invece è più semplice, diciamo, ipotizzare su questo piano, adottando questo tipo, diciamo, di chiave di lettura, che lo siano le multinazionali. Questo è un dato, sì, diciamo, sì, sinceramente. E quanto poi alla questione della responsabilità sociale di impresa, quella nasce proprio dal fatto che non c'è la soggettività internazionale, certo. Quindi quello direi che è un altro, come dire, quadro, cioè è un quadro normativo suppletivo, sostitutivo, questo dire. Perché è tanto la sua importanza, che in qualche modo è legata, diciamo, al momento storico, al contesto
piano. Forse aggiungerei una notazione che direi che forse principalmente una questione metodologica, perché se uno focalizza l'attenzione sugli aspetti formali è chiaro che la soggettività internazionale rimane molto delimitata, e principalmente l'azione a Stato e l'organizzazione internazionale. Dal punto di vista più di sociologia e diritto, invece, quello che qui diritti di diritti è comunque la perseveranza della partecipazione sostanziale alla formazione, alla produzione normativa, diventa però che non si può, diciamo così, sono perfettamente d'accordo, però c'è anche il fatto che, amici cari, se uno di questi grandi gruppi, Facebook o eccetera, poi con la finanziarizzazione diciamo delle compagnie, controllano comparti interi, diciamo, e anche strategici dell'economia occidentale soprattutto, minacciano insomma, velatamente di ritirare, di ritirarsi dal mercato di agire in un certo modo nel mercato X, sono loro che determinano le decisioni degli stati, non solo i comparti dei lavoratori, o comunque insieme a loro, diciamo, disparità di quello è bravo, esattamente volevo dire questo. Conseguenza anche dal concetto dello stato minimo, perché a mano che lo stato precede i propri dalle proprie peculiarità interne, cioè il fatto di disciplinare i privati sotto la sua sotto il suo potere, secondo me lui non lo fa, è normale, dove non c'è, secondo me, cioè che la libera circolazione di capitali, perché questo ha un implicito che è il riconoscimento a certi soggetti della possibilità anche di influenzare scelte, cioè, ma è proprio un implicito, direi più che un implicito, per così dire. È evidente, no? Vabbè, quindi... c'è la famosa lettera che fu mandata a Monti, no? Prima di Monti. Sì, sicuramente. Ma da parte della... È pienamente accettato il fatto che questi soggetti, attraverso attività speculative, che poi speculative, l'economia è questa, diciamo, l'economia nella quale siamo immersi, in questo, diciamo, dice Ben Schiavone, che gli dà un'accezione, la collega La Tecnica gli dà un significato anche positivo che io non necessariamente condivido, ma questa è l'economia nella quale siamo immersi, non è che è altra. No. Per cui noi ci troviamo di fronte a enti che hanno la capa comunità, che non sono, cioè neanche, cioè quello, per esempio la responsabilità sociale di difesa a cui si veniva fatto, poi studiate meritoriamente, è innanzitutto un comparto, diciamo, dell'apparato, come dire, di produzione di ricchezza, chiamiamolo così, e neanche forse, non si riferisce neanche forse a quello che diceva, perché la produzione di ricchezza è in larga parte, diciamo, ricchezza che si fa su altre ricchezze, purtroppo, diciamo, da un certo punto di vista. Ecco perché io voglio vedere gli altri omoni, eccetera, ma gli enti sul piano dell'attribuzione di loro di responsabilità che di altro. Cioè, ma una cosa, in questo discorso proprio sul potere anche dei privati e la regolamentazione di alcune, cioè diciamo il potere anche dato ai privati nell'ambito proprio di prendere decisioni anche nell'ambito della regolamentazione. Secondo voi la rete, il mondo digitale, la digitalizzazione poi di moltissimi settori, tra cui anche quello economico, come ha influito? Perché in realtà nel mondo digitale moltissimo è stato lasciato alla regolamentazione dei privati, anche bilanciamenti di diritti fondamentali sono stati lasciati ai privati anche negli accordi, ad esempio anche nel diritto europeo poi e in altri poi accordi che sono stati fatti per regolamentare il digitale, e in questo ambito moltissimo potere è stato dato proprio a Facebook, altre potenze che in realtà controllano però il mondo della rete, il mondo di internet. Quindi secondo me quello in realtà ha spostato molto sul potere dei privati anche in ambito regolamentare il diritto proprio e la figura dei privati e la soggettività di questi soggetti privati nell'ambito del diritto internazionale.
Sì, no, diciamo che questi settori, tipo appunto, perché poi internet qui si accenna nel libro, ma non viene ovviamente approfondito di tanto il tema, anche se è molto interessante. L'abbiamo trattato in un libro che facevamo qualche anno fa con Marina Pietrangelo e Paolo Marzocchio, che si parlava anche di questi aspetti più di carattere di digitazione. Lì c'è una situazione particolare che è praticamente il ruolo della struttura che sta negli Stati Uniti, nella quale poi ci stanno vari stakeholders, come si chiamano. Perché internet ha il fatto appunto di non avere più i confini statali, quindi di andare molto al di là dei confini statali, e quindi di dover essere regolamentato a livello internazionale, perché il problema è che va al di là poi dei confini statali e dei confini che conoscevamo e delle modalità che conoscevamo anche di Sì, scambio. quello è un settore, diciamo così, nel quale è evidente anche questa crisi del ruolo degli stati, che poi tentano di recuperare un controllo, secondo me, giusto che ci sia in ottemperanza ai principi del diritto internazionale, che non è che si vuole lasciare la cosa in mano a Facebook, a Google, insomma. Però appunto su questo è un discorso. Abbiamo il nostro ex direttore Sergio Marchisio, che su questo ha lavorato molto, mi spiace che l'ha invitato, ma purtroppo è un altro impegno, ci sarebbe dato qualche elemento utile di riflessione. Vabbè, ma non a caso, diciamo, le grandi aziende di cui parlavate erano proprio le big tech del Sì, settore ma ce ne digitale, sono pure quindi altri, sono per quelle. esempio il libro si conclude su questa autocitazione con una citazione di Frank Zappa rispetto alla politica statunitense, il parco giochi del complesso militare industriale, e parallelamente la citazione invece di un altro personaggio meno musicale, che era Dwight Eisenhower, presidente statunitense, che mise in guardia dal pericolo rappresentato dal complesso militare industriale. Tutte considerazioni oggi molto attuali, perché il complesso militare industriale, non solo negli Stati Uniti, non solo in Occidente, è diventato quello che è, quindi anche quello è un aspetto del potere dei privati. Pensiamo solo a una compagnia Wagner, mercenario, e quell'altra che è stata creata, che si chiama Mozart, che è il contrattare di Wagner sul lato occidentale, sono questioni ovviamente. Quindi è vero che è tutto molto magmatico, come diceva Michele, nel senso che poi ogni giorno abbiamo nuovi fenomeni sui quali riflettere. C'è qui un rappresentante dell'ambasciata di Cuba, che è Alejandro, responsabile dell'ufficio stampa, che ho invitato, e mi ha fatto molto piacere che sia venuto, perché, come sapete, con Cuba ha un rapporto molto antico e molto stretto. Nel libro si parla anche di Cuba, come si parla di altre situazioni, di altre realtà. Non so, Alejandro, se puoi dire qualcosa. Intervengo Per... solo un attimo Eh? e chiedo scusa perché magari il mio italiano non è Non proprio preoccupare. ottimo, però quando, penso che quando si parla con il cuore non ci sono barriere linguistiche che possano impedire la comunicazione, no? E soprattutto quando si parla degli amici. Fabio Marcelli, nonostante questo libro dei diritti internazionali, che non riesco a dire nessuna parola su questo libro, solo di quello che ho potuto leggere prima di cominciare questa attività. Quando si parla di Fabio Marcelli, si devono dire che questa militanza che ha detto Michela al comincio di questo dibattito è davvero così. Quando all'ambasciata noi abbiamo bisogno di qualcosa, la prima persona che ci pensiamo sempre Fabio Marcelli. Adesso, quando ci siamo in questo esercizio di esame periodico universale di Cuba del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, stiamo facendo questa contribuzione, questo contributo da parte del CRED, e quando ho detto Fabio, abbiamo bisogno del tuo aiuto, la prima parola che ho ricevuto è sì. Dopo dimmi qualcosa, ma però sempre sì, e dopo vediamo cosa facciamo. E questo è Fabio. Fabio è un vero amico di Cuba. Ha parlato in questo libro anche del mio paese, delle principali successi del mio paese negli ultimi anni. E
posso dire, chiudo così, che è stato davvero un piacere, Fabio, essere oggi qui con te, con gli amici con cui abbiamo condiviso questo pomeriggio. Ti ringrazio tantissimo, non solo nel mio nome, anche nel nome dell'ambasciatrice Mirta Aranda, che, come ti ho detto, si trova adesso un po' lontano, però ti saluta cordialmente e ti ringrazia anche per questo aiuto, sempre incondizionale, quando si parla di Cuba. Grazie mille, Fabio. Ovviamente farò l'intervento, faremo con Michela e gli altri del CREP, questa struttura che abbiamo creato, Centro di Ricerca e Collaborazione per la Democrazia, un messaggio all'Alto Commissario dei Diritti Umani, perché conosciamo insomma la situazione cubana dal punto di vista dei diritti umani. D'altronde penso che un paese che manda delle brigate mediche, come ha fatto in Italia durante il Covid, a soccorrere italiani che stavano morendo come mosche in Lombardia, in Piemonte, in altre parti d'Italia, dimostri che cosa significa realmente realizzare i diritti umani. Tra l'altro, conosco Cuba abbastanza bene, perché ci vado una o due volte all'anno. Adesso con il Covid ho fatto di soldi ancora meno. Ma insomma ci vado spesso, quindi conosco le condizioni di vita dei cubani da tanti punti di vista, anche a quello della democrazia politica, no? Perché si chiama sì, ma magari c'hanno la sanità, però politica. Invece una cosa bisogna tenere presente è il fatto che i diritti umani, come ricordava Pasquale, sono collegati, che non ci possono essere diritti politici se non ci sono diritti economici e viceversa. E poi anche dal punto di vista della partecipazione politica, voi avete varato una Costituzione a Cuba 2019, quindi sono passati già quattro anni e l'avete varata con una discussione che ha coinvolto la popolazione cubana, esattamente. La partecipazione, con livelli di partecipazione, i criteri ci sorniamo, che anche solo per andare a mettere una crocetta su una cavola di scheda una volta all'anno, ormai le elezioni regionali nel Lazio, quanto è stata l'affluenza? Sotto il 40%. Sotto il 40% per mettere una crocetta, per dipendere di dove andare a Cuba, 89%. Da questa costituzione, prima ha partecipato tutto il popolo cubano, non solo diciamo in una maniera formale, anche abbiamo discusso questa nuova costituzione, diciamo da ogni casa, da ogni piccolo quartiere, ad ogni scuola, è un esercizio di partecipazione reale della popolazione, che si è dimostrato non solo alla Costituzione del 2019, ma anche sul nuovo codice delle famiglie, recentemente approvato a Cuba nell'anno scorso, e che portano, possiamo parlare di questo codice, ma non penso che sia l'obiettivo, che portano diritti ai persone che non l'avevano prima di questo codice. Il patrimonio paritario. Esattamente, è una cosa che esattamente, ma non solo, perché parla anche dei diritti dei bambini, ma anche dei persone di età, diciamo, dei anziani a Cuba. È un codice che si basa soprattutto sull'amore e sull'idea di che esiste non solo una famiglia, ma anche delle famiglie, e l'amore non è proprio l'amore monoparentale, diciamo eteronormativo, che normalmente si conosce da sempre, no? Cioè, quindi anche con orizzonti, diciamo, culturali importanti, un riferimento anche per una realtà come come la nostra.
e altri rappresentanti di paesi e popoli. Alejandro è venuto subito, perché i compagni sempre sono all'avanguardia, altri che poi sono all'avanguardia avevano altri impegni, altri impegni, e quindi sono voluti venire i palestinesi, curdi. Mi sarà, mi dispiace, faremo poi altre presentazioni avvisando di per quelli che non sono venuti, tocca organizzare una presentazione. Certo. Dai, dai, perché io mi voglio sottolineare. Allora, una importante, secondo me, è che io segnalo la periodizzazione, c'è la pista. No, scusa, Ludovica, ma si vedi da casa, no, perché. Evidevo che viene dato alla dimensione storica, che è tutto, come dire, coerente col libro, però anche questo è un unicum, non si trova in nessuna opera affine, e questo è molto utile, ed è una cosa utile e interessante, naturalmente è una cosa che può essere anche utilizzata, per così dire, come pezzo a sé di questo testo, no? in un corso. Sempre dentro questa periodizzazione storica e in correlazione con quell'osservazione che io facevo riguardo alla forse l'opportunità di fare un capitolo finale, è l'ultimo periodo che tu fai, che giustamente fai partire dalla rivoluzione d'ottobre, secondo me, forse andrebbe, diciamo, spezzato a un certo punto, cioè fino all'89, perché poi sì, e perché poi c'è questo che è successo dopo, e questo che sta per succedere ora, che ancora non vediamo, diciamo, i contorni precisi. E poi un'altra cosa volevo dire, perché forse potrebbe essere, diciamo, perché era, correggimi se sbaglio, quello che ha evidenziato, secondo me, mio sommessissimo avviso, la crisi ucraina, sono i limiti del diritto internazionale, però non nel senso, come dire, comune, della, dice, vabbè, qui c'è stata una violazione macroscopica dell'uso, perché questa violazione macroscopica ha avuto una reazione altrettanto macroscopica, quindi in qualche modo l'ordinamento ha tenuto, diciamo, qui non voglio tediare nessuno con il discorso che io faccio agli studenti sul livello, sul tasso di violazioni impunite di norme penali, per esempio, con tutta la struttura che c'è, e sul complesso di colpa che hanno gli internazionalisti rispetto agli altri, quanto al tasso di effettività delle regole che fa la... Però, ecco, in un altro senso, cioè i limiti del diritto internazionale, neanche nel senso di Posner e Goldschmidt, per tanto pensarci, che pure è un fatto più interessante a questo proposito, però i limiti del diritto nazionale sono quelli per cui, di fronte a crisi di questa portata, cioè o si recupera il senso dell'azione politica o si fanno proprio acqua. Cioè, se oggi io faccio di mestiere come Fabio, come alcuni altri interlocutori internazionali, se oggi si pensa di poter risolvere la crisi che è in atto, che è una crisi a mio avviso mondiale, diciamo, e non da oggi, con l'utilizzazione degli strumenti giuridici internazionali, a cui tutti. Questo che cosa vuol dire? Che se dell'incidenza che può avere un'azione politica consapevole, noi siamo completamente fregati, non si esce da questo conflitto. Volenti o nolenti, non si uscirà da questo conflitto semplicemente riaffermando i principi, ma non si è usciti neanche da altri conflitti. Se si va al di là come dire della facciata, pensiamo per esempio a quello che è successo, pensiamo a altri, diciamo, che non è vero per niente, potrei stare 4 ore a parlare di questo, non per difesa corporativa, ma perché le cose non stanno. Questa è una importante, cioè che naturalmente dobbiamo vedere verso che cosa porta, se ci riporta a questo che è successo verso la guerra fredda, verso altro, cioè questo,
Io direi che non sarà la guerra fredda, per varie ragioni che qui non interessano a nessuno. Non sia neanche la guerra calda. No, e neanche la guerra calda. Però dalla guerra calda non ci salverà il diritto, attenzione, questo è il punto. Non ci salverà il diritto. No, è no, per chiaro, no, perché sulla guerra in Ucraina noi abbiamo avuto dei tentativi di autogiustificazione chiaramente... diciamo così, infondati da parte della Russia. Viene preso due motivazioni, questo nel libro lo dico, che sono state fatte le stesse motivazioni qui sono ricorsi negli Stati Uniti, in Iraq, esatto, o in Kosovo, sì, con la difesa preventiva, autodifesa preventiva e violazione dei diritti umani, e quindi quello non è, no. Però il problema è trovare una soluzione politica a cambiamenti, esatto, di equilibrio. Allora qui c'è un passaggio di Kant, da idea di una storia universale, che io cito qui a pagina 125 del libro, che dice: tutte le guerre sono altrettanti tentativi di instaurare nuovi rapporti tra gli stati e di formare, mediante la distruzione o almeno lo smantellamento dei corpi vecchi, nuovi corpi politici, che però a loro volta non sono in grado di conservarsi se stessi o accanto agli altri, e quindi devono subire analoghe nuove rivoluzioni. E ciò fino a quando, da ultimo, sia per la migliore organizzazione possibile della costituzione civile all'interno, sia attraverso una convenzione e legislazione all'esterno, viene instaurato un assetto che in modo analogo a una comunità civile riesce a conservare meccanicamente se stesso. Citazione di Kant è molto attuale, nel senso che siamo proprio di fronte a una situazione di passaggio che richiede un aggiornamento degli schemi. Ma non c'è alcun dubbio, cioè, anche, se io vedo quello che fanno in larga parte i nostri colleghi, che cosa c'è? In modo tale da evitare sia la guerra calda che quella fredda, quella fredda, diciamo, nella preparazione di quella calda, comunque una situazione che non va per niente bene. Quindi approfitto per accennare, per riprendere il tema dell'incontro con l'ambasciatore cinese che abbiamo organizzato. Abbiamo qui non abbiamo qui nessuno perché non voglio essere citato. In realtà abbiamo Erta, che è una sinologa di grande valore, che ci ha aiutato a organizzare questa iniziativa, e lo faremo il 31 marzo, dicevo, all'aula, ancora non sappiamo se sarà la Marconi o la convegno del CNR. L'ambasciatore cinese non è solo l'ambasciatore cinese, è indubbiamente l'ambasciatore cinese, quindi una personalità molto importante, Jia Guaidesi. Ma è stato anche un collega da scuola, Vito, Gemma, se volete pure mio e di altri che sono in questa sala. Abbiamo invitato appunto a... E mi pare che la Cina stia facendo delle cose utili da questo punto di vista, su questo piano, che poi non vogliono che si chiami piano, perché semplicemente è un invito alle parti del conflitto ucraino a negoziare, a cessare il fuoco, a negoziare per una soluzione pacifica. Da alcune indicazioni, per cui appunto una di queste indicazioni è quella di evitare una nuova guerra fredda, non solo la guerra calda, che sarebbe la fine della civiltà umana, visto che si combatterebbe con le armi nucleari, ma anche la guerra fredda, che sarebbe non altrettanto, ma sarebbe ugualmente, già in una certa misura, molto negativa, appunto perché si brucierebbe, come si brucia naturalmente, una serie di opportunità di collaborazione economica, di interscambio, con le sanzioni nei confronti della Russia, che poi alla fine hanno colpito principalmente la popolazione europea, insomma, la raddoppia del costo del gasolio, eccetera. Non penso che sia una strada che si possa percorrere a lungo. Poi ci sono tutta una serie ovviamente di implicazioni di carattere geopolitico sulle quali non entro tanto, sono abbastanza note. L'altro ringraziamento che volevo fare a Riccardo, che ho dimenticato, è perché mi ha segnalato uno studioso che si chiama Austin, come il famoso Austin
che passa per un negatore del diritto internazionale, anche perché disse, insomma, mi pare che fosse l'uno che diceva che il diritto internazionale non esiste. Boston, quello del secolo scorso, diceva che la legge che si tiene delle nazioni non è la legge positiva, perché poiché ogni legge positiva è imposta da un dato sovrano a una più persone che si trovano in stato di soggezione rispetto a lui, cioè che propone praticamente il modello tradizionale, diciamo, del diritto, qualcosa che richiede necessariamente una struttura generale, e quindi nega l'internazionale. Questo Austin è citato, che scrive appunto nel 1832. Invece c'è un Austin che è più recente, che mi ha segnalato Riccardo, e che cito a nota 124 del libro, che invece è un filosofo, penso, no, Riccardo, che è J.L. Austin, l'altro era J. Austin, questo è J.L., c'è un L di mezzo, e comunque ha scritto più di un secolo dopo. Non so se sono parenti, ma mi pare che Austin sia un cognome diffuso in ambito anglosassone. Potrebbero anche non essere valenti. E questo Austin ha scritto un libro pubblicato nel 1962 dall'Harvard University Press, che si chiama How to do things with words, come fare le cose con le parole, e che Riccardo ha ripreso nel suo intervento a Tromso, pubblicato vicino da Vito l'anno scorso, How to do things with laws. E riprendono sia Austin che sulla sua scia che Riccardo il tema della potenza performativa della parola. La nostra arma è la parola, e guai a sottolineare l'importanza, affermo io a mia volta sulla scia di entrambi, nel senso che poi lavoriamo con le parole come giuristi, e quindi perché dobbiamo sminuire quello che può essere il ruolo performativo delle parole, ovviamente tenendo presente che queste parole non si adeguano infatti, restano, come dicevano i latini, dei meri flatus vocis.